Si cerca una nuova sede per il vertice FAO che si terrà in Italia e alla data stabilita. Incidenti G8, l'uomo della trave è agli arresti domiciliari. Domani riprendono i lavori della commissione parlamentare. Stati Uniti e Israele abbandonano la conferenza di Durban contro il razzismo. È morto Ferruccio Amendola, il popolare attore è stato il doppiatore dei più famosi divi di Hollywood. Buonasera dal TG1. Si terrà in Italia, ma non a Roma, il prossimo vertice della FAO. La decisione è stata presa al termine della colazione di lavoro fra il presidente del Consiglio Berlusconi e il direttore generale della FAO, Diouf. Il governo italiano e la FAO decideranno nei prossimi giorni dove far svolgere il vertice. Passa la linea di Berlusconi e tra governo e FAO, dopo l'incontro Berlusconi-Diouf, si profila l'intesa. Insomma, è salvo il rispetto degli impegni internazionali assunti dal nostro paese ed è salvo anche il centro storico di Roma, che non rischierà le devastazioni subite poche settimane fa da quello di Genova. In concreto, il vertice FAO in programma a novembre si terrà come previsto in Italia, ma non a Roma. Lo dice il sottosegretario alla presidenza Bonaiuti, lo conferma poco dopo in conferenza stampa Jacques Diouf. Certo, la decisione finale spetta ai vertici della FAO ed è subordinata a precise condizioni, conferma della data del 5 novembre e idoneità di tutte le infrastrutture necessarie, ma la scelta sembra fatta, tanto che già domani una commissione a tre, Ministero degli Esteri, degli Interni e FAO, comincerà a cercare la località più idonea. Tra i centri candidati Fiuggi, Montecatini e Chianciano. E intanto è polemica tra il governo, che in occasione dei vertici NATO e FAO intende limitare manifestazioni e cortei, e le opposizioni. Vietare preventivamente di manifestare in alcune città, protesta il centro-sinistra, sarebbe inaccettabile e incostituzionale. Nessun divieto di manifestare pacificamente, risponde Giovanardi, evitando però i centri storici dove potrebbero essere colpiti sia i cittadini sia il patrimonio artistico. D'accordo l'ex presidente della Consulta Caianiello, che dice preservare i centri storici è saggio e doveroso, lo prevede espressamente l'articolo 17 della Costituzione. L'inchiesta sul G8 di Genova, arresti domiciliari per il barista che durante l'assalto alla camionetta dei carabinieri colpì il militare che sparò il colpo mortale per Carlo Giuliani. Il carabiniere sarà interrogato nei prossimi giorni. Intanto domani riprendono le audizioni davanti alla commissione parlamentare. Massimiliano Monai, barista, 30 anni, può vedere soltanto i genitori e l'avvocato che ha già protestato. Si è costituito, non era necessario l'arresto, ha commentato presentando ricorso. Per i magistrati invece l'uomo accusato di tentato omicidio potrebbe inquinare le prove, poiché ancora non sono stati identificati gli altri che assaltarono la camionetta da cui poi partì il colpo mortale per Carlo Giuliani. Oltretutto le responsabilità di Monai sarebbero evidenti, perché lui stesso ha ammesso, confermando le immagini, di aver colpito ripetutamente con violenza il militare. Rinviato la prossima settimana invece l'interrogatorio del carabiniere. Quella su Piazza Limonda è solo una delle nuove inchieste che la Procura di Genova sta portando avanti sui fatti del G8. Da metà settembre comincerà la sfilata dei funzionari di polizia indagati per la discussa perquisizione alle scuole Diaz, un rinvio causato dalla concomitanza con i lavori del comitato parlamentare. Da domani e venerdì nella sala Mappamondo di Montecitorio sono in programma infatti ben 18 audizioni, altri dirigenti della polizia, i ministri dell'interno e degli esteri e anche i leader dei contestatori, Agnoletto e Casalini. Ucciso per pochi spiccioli, è accaduto a Casoria, vicino a Napoli, dove un ragazzo di 17 anni ha reagito a quattro balordi che avevano rubato la borsa alla sua fidanzata. È stato accoltellato a morte. Periferia nord di Napoli, Casoria è sotto shock. Stefano, 17 anni, è stato assassinato con una coltellata al cuore, qui. Lo chiamano il vicolo delle coppiette. Stava con una ragazzina di 15 anni, unica testimone, quando sono arrivati quattro giovani, alcuni minorenni, a bordo di due moto. Hanno tentato di sottrargli lo scooter, ma lui ha reagito. Poi i rapinatori avrebbero tentato di molestare la ragazzina, le hanno scippato la borsa e Stefano li ha inseguiti. Infine il colpo mortale. Erano passate le 11 di sera. 11:30 che mi sono ritirati, ho sentito delle urla. E affacciandomi ho visto il ragazzo già per terra. Erano già scappati. Lei pure ha sentito le urla? Sì, le urla della ragazza che diceva Stefano, 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 ci siamo affacciati, già stava per terra il ragazzo. Sto male, ho tre figli, uno di 18 anni. Li dovete uccidere, basta. Qua di sera fa paura, fanno gli scippi.
Un abitante del quartiere ha scritto una lettera e ha lasciato un mazzo di fiori. Stefano, avevi tanta voglia di vivere, ti hanno rubato il corpo, siano maledetti per sempre. Parlano i cugini della vittima. Ha reagito perché si dice che comunque abbiamo messo le mani anche addosso alla ragazza, che è l'unica testimone a lei. Sta sotto shock. Una tragedia. Oltre ad avere una coltellata a Stefano, l'abbiamo tutti quanti. Carabinieri e polizia in queste ore passano al setaccio i quartieri di Napoli. L'unica testimone, la ragazzina che era con Stefano, ha fornito l'identikit di almeno due dei rapinatori. Parte male settembre per le borse europee, a trascinarle in giù i titoli telefonici, media, informatici ed editoriali. A Piazza Affari il Mibtel perde l'1%, il Mib 30 1,06, meno l'1,68 il Numtel. In calo anche Parigi, Zurigo e Londra. E passiamo all'estero. Israele e Stati Uniti hanno abbandonato la conferenza dell'ONU sul razzismo in corso a Durban, in Sudafrica. La clamorosa rottura è avvenuta quando è apparsa chiara la impossibilità di eliminare dal documento conclusivo dei lavori le accuse di razzismo allo Stato israeliano, accuse sollecitate soprattutto dai paesi arabi oltre che da molte organizzazioni non governative. A Gerusalemme l'annuncio ufficiale da parte del ministro degli esteri Peres. La conferenza di Durban, che dovrebbe difendere i diritti umani, è diventata una fonte di odio, dice Peres. Abbiamo dato istruzioni ai nostri rappresentanti di tornare a casa. Parole diverse, ma stessi contenuti da parte del capo delegazione degli Stati Uniti a Durban. La conferenza è stata snaturata per scopi di propaganda di parte, ce ne andiamo. D'altronde, israeliani e americani se lo aspettavano. Non a caso avevano mandato in Sudafrica delegazioni di secondo livello, senza la presenza almeno dei ministri degli esteri. Fin dalle fasi preparatorie della conferenza era apparsa la strategia del mondo arabo, resa evidente poi dall'intervento in assemblea di Arafat, approfittare della sede internazionale per mettere sotto accusa la politica israeliana verso i palestinesi. Clamorosa inoltre l'approvazione ieri da parte di circa 3.000 organizzazioni non governative di volontariato di un documento nel quale Israele veniva definito uno stato razzista e di apartheid. Accuse che hanno fatto salire la tensione a Durban dentro e fuori dalla sede dei lavori, mettendo completamente in disparte gli obiettivi veri della conferenza, la discussione delle nuove forme di razzismo. Accuse che Israele e l'amministrazione Bush non potevano tollerare. Macedonia, al Parlamento è ripresa la discussione sui provvedimenti a favore della minoranza albanese, condizione essenziale per completare la raccolta di armi dei guerriglieri dell'UCK, ma la situazione resta molto incerta. Viste così tutte assieme ben ordinate, le armi consegnate la settimana scorsa dalla guerriglia albanese sembrano davvero temibili, a smentire la richiesta provocatoria fatta dal direttore del Museo Nazionale Macedone, che le vorrebbe per la sezione sulla Prima Guerra Mondiale. L'UCK, consegnando quelle armi, ha comunque fatto la sua parte in questo difficile accordo ed è la politica macedone ora a rischiare di far saltare tutto. Per il momento, per fortuna, salta in aria soltanto quell'armamento guerrigliero di fabbricazione cinese uscito dagli arsenali dell'Albania di Enver Hoxha, mentre in città, nella capitale, ogni notte esplodono le bombe oggi attribuite alla ritorsione etnica ma con forti sospetti di racket mafioso. Dentro il Parlamento di Skopje esplodono invece le polemiche laceranti che dilaniano i partiti, tutti consapevoli di non poter dire di no alle enormi pressioni internazionali per votare l'accordo raggiunto con la guerriglia albanese, in molti a sentirlo come una rinuncia di sovranità nazionale. Se il voto parlamentare, come sperato, arriverà domani, ripresa immediata della consegna delle armi da parte della guerriglia, procedendo in avanti in questo accordo di pace a tappe. Fassino e Morando hanno presentato oggi le mozioni congressuali. Il confronto dentro i democratici di sinistra ora è sui programmi. Tre candidati, tre mozioni distinte. Il comitato di reggenza, che in questi mesi guida il partito, vorrebbe che fossero presentate insieme la prossima settimana alla festa nazionale dell'unità di Reggio Emilia, ma non è detto che ci si riesca. Tre parole d'ordine sotto i molti rami della quercia che si prepara al congresso di metà novembre. Quella di Morando, leader dei liberali ulivisti, che un tempo si chiamavano occhettiani, adesso vorrebbero tanto come leader Giuliano Amato, è salvare i DS. Per riuscirci bisognerebbe rompere con i residui della tradizione del PC e abbracciare un socialismo di stampo liberale. Consolidare l'Ulivo e dare vita a un partito riformista unitario.
O si cambia o si muore, recita invece senza mezzi termini la mozione anticipata oggi alle agenzie di stampa di Piero Fassino. L'hanno firmata 380 dirigenti nazionali, tra cui 11 segretari regionali e oltre 100 deputati. Fassino, appoggiato dai Dalemiani, molti ministri del governo uscente e alcuni padri nobili, tra cui Giorgio Napolitano, chiede una svolta radicale. I DS debbono essere assolutamente, fortemente ancorati alle esperienze del socialismo europeo, facendo dell'Ulivo la casa dei riformisti italiani. Una svolta profonda per evitare il declino è invece l'idea forza della mozione di Giovanni Berlinguer, appoggiato dalla sinistra interna, dagli ex veltroniani e da Cofferati, disponibile online dallo scorso 7 agosto. Per il correntone, come molti organi di informazione ormai lo chiamano, è in pericolo la sopravvivenza, l'autonomia e il futuro stesso della sinistra italiana. È stata aperta un'inchiesta sulla collisione mancata sui cieli di Roma tra un aereo proveniente da Olbia, autorizzato a volare a 15.000 piedi, e un volo diretto a Londra che aveva ricevuto istruzioni di non superare i 14.000 piedi. Secondo l'ente nazionale di assistenza al volo, il pilota inglese avrebbe deciso di salire oltre il livello autorizzato, avvicinandosi alla rotta di collisione. Il comandante britannico si è difeso sostenendo di aver visto l'aereo italiano. È morto a 72 anni dopo una lunga malattia l'attore Ferruccio Amendola, il più noto doppiatore italiano. I funerali si svolgeranno giovedì prossimo a Roma, nella Chiesa degli Artisti, in Piazza del Popolo. È questione di vita. Un intenso attore di teatro e di molte fiction televisive. Pochi film girati per il grande schermo, eppure è proprio il cinema ad avergli dato la celebrità, grazie ad una voce unica, riconoscibile tra mille. Esponente di una dinastia artistica che va dal regista Mario al figlio Claudio, anche lui attore, Amendola si dedicò al doppiaggio fin dal dopoguerra e dagli anni 70 il suo timbro inconfondibile fece parlare italiano i più amati divi di Hollywood. Dustin Hoffman. Io non capisco, nonno, perché hanno ucciso le donne e i bambini? Robert De Niro. Steven. Steven, guardami! Ritengo che ci Al Pacino. Ho deciso pure che voglio dei figli. Vattene, ho detto! Sylvester Stallone. Circondarli lo escludo. E quando capitava che i doppiatori dei nostri eroi di celluloide cambiassero, ci si sentiva un po' orfani, si stentava a riconoscerli. Ma nella memoria quelle facce e quella voce rimarranno legate per sempre. Oltre la valle c'è il confine. E adesso cinema, al Festival di Venezia, ritmi mozzafiato e un grande Gene Hackman in Heist, il colpo, passato fuori concorso, mentre Enzo Dalò presenta alcuni minuti del film animato Momo alla conquista del tempo. Un noir teso e violento, un gioco di scatole cinesi dove il denaro fa girare il mondo e non ti puoi fidare di nessuno. Fuori concorso al Festival di Venezia passa Heist, il colpo, diretto dal premio Pulitzer David Mamet. Nel film Gene Hackman è un ladro infallibile con una bella moglie, un gruppo di soci e un ultimo colpo da affrontare. Ritmo mozzafiato è un gran cast con Danny DeVito e Rebecca Pigeon, moglie di Mamet nella vita e di Hackman nel film. Certo è strano, dice l'attrice, baciare qualcuno sul set mentre tuo marito sta guardando la scena. Ma anche l'altro attore aveva la fidanzata sul set e così tutti controllavano tutti. Ben altra atmosfera si respira nel concorso Venezia 58, dove è passato Canicola, del regista austriaco Ulrich Zeidel. Annunciato come film scandalo, recitato in gran parte da attori non professionisti, racconta sei storie incrociate durante un giorno caldissimo in un sobborgo di Vienna. Temperatura irreale, villette a schiera e frammenti di vite tra rabbia e rassegnazione legate dal caso. Chiudiamo con le immagini di Momo, la conquista del tempo, film animato che Enzo Dalò, regista della Gabbianella e il Gatto, ha tratto dal libro di Michael Ende. Racconta la sfida proibitiva della piccola Momo, l'unica in grado di salvare il mondo dagli uomini grigi che vogliono rubare il tempo all'umanità. Al festival sono passati 15 minuti di questo film che vedremo sugli schermi a Natale con la colonna sonora firmata da Gianna Nannini. E a Viterbo si è aperta la nona edizione del Festival Internazionale della Musica. È in svolgimento a Viterbo la nona edizione di Viterbo Festival, una manifestazione di mimo, teatro e danza. Il cartellone di quest'anno propone spettacoli fino all'8 settembre nei suggestivi ambienti della Valle di Faul, degli antichi giardini cittadini e delle piazze medievali sotto la direzione artistica di Francesca Pietropaolo. Nelle immagini lo spettacolo sincron con gli RBR Dance Company per le coreografie di Cristiano Fagioli e Cristina Ledri. Fiore all'occhiello della giovane danza italiana, la compagnia è alla sua seconda tournée ed è già stata ospite ai più importanti festival e rassegne nazionali. I diversi quadri coreografici si basano su dettagli carichi di atmosfera e simbolismo, associati a forti cariche musicali.
Viterbo Festival propone momenti di grande spessore artistico associato ad un messaggio facile da comprendere e dunque adatto ad ogni tipo di pubblico. Tra i prossimi appuntamenti segnaliamo Futur Tango con la coppia di Tangueros Osvaldo Roldán e Monica Maria e la chiusura l'8 settembre con la banda Osiris che presenterà musiche di Beethoven e Vecchioni. E siamo alle previsioni del tempo per domani, molto nuvoloso in particolare sulle regioni orientali al nord, dove non si escludono temporali, ma dalla serata tendenza a schiarite. Al centro graduale aumento della nuvolosità, al sud sereno o poco nuvoloso. Temperature in lieve diminuzione al nord, stazionarie al centro e al sud venti moderati ma rimossi. È tutto, grazie dell'attenzione, arrivederci.